Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentornati in un nuovo vlog, vlog al contrario, ragazze, vlog al contrario. Però fatemi capire quando io avrei pianificato di mettere questo vlog domenica. Quindi buona domenica, quindi dopo pranzo dovremmo essere, se sono stata brava con tutte le programmazioni, sto cercando di essere più brava. Su Instagram vi ho chiesto in quale ora preferireste avere il video online, a parte il sabato e la domenica che metterò orari più congrui, più consoni. Al sabato e alla domenica mi avete risposto in massa 18 o 21. Adesso in questo momento si sta facendo la sfida tra chi vuole 18 e chi vuole le 21. Se volete partecipare anche voi, vi lascio un commento qua sotto il video dove ve lo chiedo e commentate sotto quel commento, mi raccomando, perché se no, se mi commentate in giro non riesco a fare la conta. Invece mettendo un commento e raccogliendo le risposte sotto, tutto fila liscio, quindi 18 o 21 dal lunedì al venerdì. Allora, vediamo come va la questione su Instagram. Peraltro, ragazze, oggi sono stata veramente molto attiva su Instagram. Ho fatto un sacco di storie. Era il Black Friday, quindi abbiamo parlato un sacco di Black Friday e vi ho consigliato 5 prodotti top da non perdervi, da aggiungere al carrello Sephora se volevate raggiungere lo sconto appunto che c'era nel Black Friday. Non so se è ancora valido. Da Sephora, non lo so, c'era anche fino a oggi, ragazze. Lo sapete che io non ne ho idea. Meglio che io non lo sappia, probabilmente. Il Black Friday fino a quando è previsto da Sephora? Credo fino a oggi, perché di solito lo tirano avanti fino alla domenica. Sì, è fino a oggi, quindi anche fino a stasera. Vi lascio il link in info box. Praticamente era 25% su tutto, se però arrivate ai 120 euro. Insomma, cioè, siete al di sotto dei 120 euro è 20%. Ma comunque, io speravo praticamente che facesse qualcosina di più per il giorno di proprio Black Friday, cioè venerdì. Ignoro perché oggi è giovedì sera, domani lo scoprirò. Quindi magari tanto questo vlog durerà anche domani, più tardi, magari quando ci saluteremo questa notte, domani ci vedremo sempre in questo vlog. Io mi sveglio, vado a guardare, ma non penso perché l'anno scorso io ho tanto aspettato che mi facessi almeno il 30 e non si è schiodata dal 25, cara Sephora. Quindi vediamo, insomma. Perché ve lo stavo dicendo? Ah, ecco, perché vi ho consigliato 5 prodotti top da mettere nel carrello. Insomma, se non mi seguite su Instagram dovete farlo perché sto facendo anche lì, programmerò forse delle dirette e farò dei mini video dedicati solo al popolo di Instagram. Comunque, vlog al contrario perché praticamente ho iniziato dal contrario, di solito inizio la mattina, invece no, sto iniziando dalla sera perché avevo, essendo Black Friday, sono tutti brand in fermento, avevo delle consegne da fare e mi sono veramente portata, sono le 9 e 11, quindi mi sono veramente portata tardi in serata. Se adesso io mi dovessi mettere ad andare in palestra, tornerei, cioè a parte che chiudo alle 11, arriverei lì fra 20 minuti più o meno, quindi 9 e mezzo, se può fa, ma io sono cotta, non renderei per niente, preferisco andare domattina, mi sa. Quindi magari mi sveglio, vado in mattinata, però per il momento dovrei preparare la cena, ma onestamente non sapevo cosa fare. Invece adesso mi è venuto in mente che voglio le uova. Voglio le uova col sugo. Voi le fate mai le uova col sugo? Io ve l'avevo detto un sacco di volte perché è un piatto che a casa mia si fa tantissimo. Si fa un sugo al pomodoro con i pelati, tanto basilico, e poi si rompono le uova al centro di questo sugo. Poi si mangia tutto pucciandoci il pane sopra. Non ho pane, però dovrei avere il pane, quello lì del pan bauletto, insomma, griglio quello, lo faccio bello abbrustolito. Che bontà! Potrei usare anche le friselle e poi mettere dentro, cioè praticamente scodellare sopra le friselle. In effetti potrei fare un utilizzo alternativo delle friselle, perché tanto quelle friselle se no non le uso. Sapete che mi sa che faccio così. Che bontà, mamma mia. Buonissimo, buonissimo. Quindi ci proverò assolutamente. Adesso io mi vorrei invece strucchengi
Io vorrei assolutamente struccare e preparare per la sera. Mi sto intrippando tantissimo il Narcos Messico. Mi avete detto: ah, tieni Silvia il coso lontano, l'iPad lontano dalla zona dove dormi, guardatele non a letto, ma ragazzi, io non ho il divano in casa. Urge il tour della casa, avevo promesso che l'avrei fatto e lo farò, magari non in questo video che mi devo un attimino organizzare, c'ho la cucina invasa da... sapete che ho fatto gli unboxing per i vari brand di Amazon di aspirapolvere che dovevo recensire, quindi ho un sacco di scatole. Uno lo terrò, ragazze, uno lo terrò, uno probabilmente lo regalerò e un altro lo venderò, sinceramente, perché non me ne po cioè non posso tenermi tutte queste cose a casa e giustamente farò così, quindi. Per cui comunque la cucina invasa di scatole e scatolame, quindi fatemi sistemare, togliere le scatole dalla cucina, portare insomma le aspirapolveri in cantina, perché per ora le terrò in cantina. Forse una la deve prendere Pablo, peraltro, quindi vediamo, insomma, ovvio che io non me ne posso fare niente, a me fa piacere farlo perché, insomma, sono collaborazioni che faccio volentieri, anche perché noto che po possono essere utili un sacco di ragazze. Quando avevo fatto quella del robot Midea che avevo regalato a Roby, mio fratello, mi hanno detto Silvia, grazie, perché l'ho preso a un prezzo veramente super figo su Amazon, grazie a te, e vada Dio, infatti anche mio fratello è contentissimo. Comunque, bene, avviamoci a fare skincare. Meno male che ho raccolto qua dietro un po' tutte le cose che dovevo mettere via. Però vi volevo far vedere una cosa che ho ricevuto da una di voi. Allora, intanto la vado a prendere. Eccola qua. Allora, quando qualcuna di voi mi scrive che mi vuole omaggiare di qualcosa, sono sempre molto in difficoltà perché. Sento proprio chiaro e forte la generosità che avete perché siete super carine e quindi io mi sento in imbarazzo perché se rifiuto mi sembra veramente di offendervi. Se accetto, non vorrei mai passasse il messaggio, inviatemi cose perché io, ragazze, per lavoro ricevo già tantissime cose, mi ritengo grata e fortunata di questo. E non voglio assolutamente che nessuno di voi possa dover, diciamo, spendere dei soldi per me o regalare a me i prodotti che invece come artigiana, come in questo caso, magari vende. Scusate che levo la suoneria. Quindi mi trovo sempre in quella situazione di dire: ma non è che se accetto invece le faccio comunque un favore perché. Giustamente, grazie al canale posso portarle un po' di pubblicità e quindi dico: magari è meglio accettare perché. Scusate, mi è caduta la letterina. È meglio accettare perché se io posso essere utile a una ragazza che come me, diciamo, ha avuto, grazie alla sua creatività, come ho fatto io, insomma, aprendo il canale, che avevo questa voglia di creare i video, di condividere. Magari ci sono altre ragazze che appunto sono delle artigiane, sicuramente poi molto più creative e brave di me. Però sapete, è un po' difficile, insomma. Creare un brand e metterlo in vendita non è mai semplice, quindi dico: magari se rifiuto non le do una mano. Cioè, sono sempre molto combattuta. Spero che si sia capito questo mio discorso. Ho deciso quindi di accettare perché spero veramente di portarle bene, di portarle fortuna. Dice: ciao Silvietta, per ringraziarsi per tutta la videocompagnia che mi fai e la carica di energia che trasmetti, mi faceva piacere inviarti due mie creazioni che ai miei occhi penso possano rispecchiarti moltissimo. Adesso le vedrete. La collana e gli orecchini della collezione Le Semplici. E già questo vi fa capire che mi possono piacere tantissimo perché sui gioielli sono un'eccentrica in tutto. Io, ragazza, avete visto i miei acquisti delle scarpe, eccetera, ma sui gioielli sono abbastanza semplice, almeno negli ultimi anni. Poi vi ricordate il periodo delle statement, necklaces, collane, statement. Sono fatte interamente a mano in acciaio e pietre di acquamarina e amazzonite multicolore. Marla e Ima Jewels, quindi questo
ragazze, il logo. Ovviamente non ve lo sto nemmeno a dire. In info box trovate tutti i contatti per poter andare ad acquistare i gioielli di Marla Heima Jewels. E praticamente qua mi ha mandato, guardate, la cura dei dettagli, a parte la lettera stupenda, ma guardate anche qua la cura dei dettagli del certificato appunto di autenticità, stupendo, bellissimo, collane le semplici, collane orecchine in acciaio e pietre di acquamarino multicolor. Cura e manutenzione, sfregare con un panno morbido le parti metallo e per un risultato più brillante usare prodotti specifici per rame, ottone e alluminio. Uso gli occhiali se non ne riesco a leggere, scritto in piccolo, giustifichiamoci. Heima Jewels è un laboratorio di idee, suggestioni, metallo, è il luogo dove i sogni prendono forma e dove le forme che creo si trasformano in idee, atmosfere, simboli e sensazioni. Heima in islandese significa a casa, è quello che questi gioielli rappresentano, un posto sicuro dove potersi sentire autentici, un luogo protetto in grado di dar valore alle particolarità di ognuno di noi. Questa creazione è stata creata interamente a mano, gioiello e confezione, e per questo è unica nel suo genere. Tack, che vuol dire grazie in irlandese. No, grazie a te, non grazie tu a me, ma io grazie a te. Questa è la mia casa e i tuoi gioielli sono arrivati a casa mia. Mi fa veramente super piacere. Guardate la scatolina, quanto è bella. Questa è praticamente una foglia attaccata tipo in stile decoupage. E c'è scritto: nella vita ci sono un'alba e un tramonto ogni giorno. E tu puoi scegliere di essere presente, puoi metterti sulla strada della bellezza. Wild. Allora, guardate, perché vi dico che è una meraviglia la foglia che è attaccata qua. Perché lei ha fatto seccare una foglia e l'ha messa appunto dentro la scatolina. Vi faccio vedere quanto è bella la collana, quanto è delicata. Guardatela qua. Io ovviamente la andrò assolutamente a indossare e voglio indossare anche gli orecchini che sono appunto dentro questa scatolina. Qua c'è scritto: la natura tende sempre ad agire nel modo più semplice. Jacques Bernoulli, credo si legga. Anche in questo caso ci sono dei fiorellini attaccati al decoupage e una piccola appunto foglia, sembra una foglia di felce all'interno, dove ci sono appunto anche gli orecchini che sono meravigliosi, super semplici, e mi piace anche assolutamente abbinarli insieme, quindi assolutamente domattina me li vedrete indossati. Perché magari leverò appunto i primi orecchini che porto e indosserò questi qua. Veramente super belli. Grazie mille perché sono graditissimi. E sì, grazie perché sono tantissimo nel mio stile. Perché insomma, come vi dico sempre, mi piacciono i gioielli molto minimal. Mamma mia, che bella, è stupenda. Bella, bella, bella. A domani. Mi raccomando, ragazze, che ve lo dico a fare, qua ci vuole una super, insomma, condivisione, quindi andate sicuramente a vedere i suoi lavori. E io adesso mi vado a struccare, non prima però, ragazze, di aver finito di spacchettare, come vi avevo promesso, come vi avevo detto che avrei fatto, il calendario dell'avvento di Foodspring, che così praticamente voglio iniziare a comporlo per vedere di utilizzare tutte le finestrelle per fare un calendario dell'avvento per una persona cara, insomma, così sfrutterò le varie caselline, ve ne avevo già parlato, non mi ripeto, così se tu persona cara stai guardando il video non saprai che è destinato a te. Quindi eravamo arrivate praticamente alla 12 e io vado a vedere che cosa c'è nella 13, quindi casellina numero 13 abbiamo gli Energy Aminos. Sapete che io amo gli Energy Aminos, sono quelli che prendo ogni volta prima di andare ad allenarmi, perché appunto mi danno lo sprint per partire. Come ho detto l'altra volta, ragazze, se volete in questo modo, grazie al calendario dell'avvento che comprate con ovviamente un prezzo inferiore ai prodotti che contiene, potete provare un sacco di prodotti e questa settimana. Quindi penso ancora fino a domani, sì, fino a domani su Foodspring c'è ovviamente il Black Friday, quindi non vi do il mio codice sconto che di solito è del 15%, perché per il Black Friday con Black Week 2021, presumo sia quello, se me lo sto ricordando a memoria, ma in ogni caso lo scrivo qua e lo scrivo in info box,
c'è il 20. In più nel sito ho visto tanti sconti, fino anche al 60% su certi prodotti, però i prodotti appunto non scontati potete scontarli al 20 grazie a questo codice, quindi magari è il momento di provare qualcosa, vedere se fa per voi. E il calendario dell'avvento è un po' un assaggio di quella che è Foodspring, assolutamente. Infatti qua per esempio abbiamo le whey protein al cocco, che sono tra le mie preferite perché hanno veramente un gusto strabuono di cocco. Poi vedo una casella numero 15, veramente super grande, quindi andiamo a vedere cosa contiene la casella. Però però è leggera. Ah, ok, le palline, secondo me, le mie preferite. Sì! Le protein balls. Questo sono il mio snack preferito. Praticamente sono cocco e anacardi. Sono veramente super buone. Mi piace che ci sia la casellina bella grande, che la posso sfruttare bene. Andiamo a vedere la casellina numero 16. Dove sta la 16? Eccola, è qua, numero 16, un po' più pesantina, è un'altra bustina, e sono le vegan shake, praticamente dei frullati appunto. Questo è alla vaniglia ed è vegan, quindi ecco, se segui una dieta vegana, sappi che sul sito, magari non prendere il calendario dell'avvento che ovviamente è misto, però sul sito trovi tante scelte adatte appunto al tuo tipo di dieta. Poi 17, eccolo qua, in questo caso ci sono sempre, vedete, le vegan shake, ma al blueberry cheesecake, quindi alla cheesecake ai mirtilli. Questo non l'ho mai assaggiato come gusto, e non sapevo nemmeno che ci fosse il gusto cheesecake. Ragazzi, è la cosa che caratterizza i frullati, gli shake, e le proteine appunto di Foodspring, è che hanno un sapore molto buono, sono tra le più buone che ho assolutamente assaggiato in vita mia, è una solubilità perfetta, cioè le shakerate un secondo e vi vengono super cremosi, con un sapore che sa proprio di buono. La mia barretta preferita, la Vegan Protein Bar, non perché sia vegana, lo sapete, io non lo sono, ma perché come gusto secondo me è proprio in assoluto la più buona. È un po' crunchy e poi è quella dimensione giusta che me la fa mangiare tutta. Io di solito le uso come snack la mattina, quando sto qua al computer per la mezza mattina. Poi 19 abbiamo i cookie. Ah, questo non lo sapevo, che ci fossero i vegan protein cookie, mela e cannella. Questo lo metto qua, perché domattina me lo puccio direttamente nel caffè latte. Mela e cannella è super super nei miei gusti preferiti. Poi numero 20, questa è pesante, secondo me è un barattolo. Vediamo, non vorrei spaccare tutto. Sì, è un barattolo di uno dei miei gusti preferiti di creme, che è praticamente il biscotto al sono dei biscotti che sanno di cannella appunto, vedete, veramente super buono. Metti a fuoco, stiamo arrivando alla fine, quindi sono alla 21. È leggerissima la 21. Che cos'è? Sembra vuota, ragazze. Allora, questo è un 21% di sconto. Io non lo sapevo assolutamente. È praticamente, credo, per ordini forse superiori ai 30 euro, perché è scritto in tedesco. E io ovviamente non capisco il tedesco. Ecco qua, lo sto inquadrando, quindi ragazze che parlano il tedesco, nel caso ci aiutino a capire, non vi faccio vedere il codice, perché ragazze, la prima ragazza che mi scrive in privato su Instagram, su Direct, mi chiede appunto il codice per fare un ordine, io glielo do molto volentieri, quindi ha il 21%, ok? Per cui fatevi sotto, perché a me non serve e lo condivido molto volentieri. Il numero 22
è un biscotto, in questo caso è un protein cookie, questi li ho mangiati abbondantemente, chocolate chip, quindi le gocce di cioccolata, di questi proprio ne ho fatto man bassa, c'era proprio il periodo appena erano usciti, ero entrata in loop a mangiarle, cioè, tutte le mattine, era il mio snack preferito. Siamo alla penultima, 23. Questo non l'ho mai... Ah sì, questa è la pasta, praticamente disidratata, che è un pre-workout. Quindi se prima di andare a fare palestra avete bisogno di un pieno di energia, questa è una porzione appunto di pasta che si scalda in un attimo con l'acqua bollente, si la fate, ve la potete mangiare ovunque. Penso per esempio a tutte le persone che escono da lavoro e devono andare ad allenarsi, ma stanno, dicono se torno a casa mi metto sul divano, devo fare dal lavoro in palestra diretta, però ho bisogno di un po' di energia perché sono veramente down. Ecco, secondo me sono perfette. Vediamo l'ultima, che è la numero 24, e devo dire che è bella cicciottella, non so cosa possa essere. Io spero che sia una maglietta. Metto giù e apro. No, vabbè, ma è troppo carino. Mi piace tantissimo questo qua, perché ovviamente per andare in palestra io uso sempre il cappellino, ragazze. Sempre, sempre, sempre il cappellino. Ecco qua. Quindi per andare in palestra, cappellino per i miei allenamenti. Ma sapete che è proprio bello? Cioè, ma è proprio bello, ragazze, è bello, bello, cioè fatto bene, super grosso, bravi, 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 è proprio un bel cappellino. Veramente, non me lo aspettavo così, cioè è super corposo, è addirittura doppio, ha uno strato dentro e uno strato, vedete, è praticamente doppia lana, da una parte dentro e anche fuori, è molto molto carino, bravi, mi è piaciuto. Poi l'hanno messo il 24, quindi ovviamente ultimo giorno, vigilia, regalo un po' più grande. Molto bene, io adesso mi vado a struccare, vado a mangiare le mie uova con il pane, anzi con le friselle, c'è scritto friselle, ma voi mi avete detto che si dice friselle, quindi vado a cenare, noi ci vediamo domattina con altre chiacchiere, ovviamente. Ciao! Buongiorno, buongiorno, skincare, ho tirato fuori un grande amore, addirittura ce l'ho targato Silvia, però da un sacco di tempo che non lo utilizzavo, il Glow Tonic di Pixi, se volete un prodotto leggermente esfoliante, perché ha il 5% di 5 credo che sia di glicolico. Oggi a Milano, ragazzi, c'è un sole pazzesco, cioè sembra di stare a Cagliari, che cielo azzurro, lo sto guardando dalla finestra in questo momento, è bellissimo, è quasi ora di pranzo, è mezzogiorno e un quarto, ma io ancora non avevo fatto skincare perché mi sono attardata qua al computer, mi sono svegliata abbastanza presto, sto avendo difficoltà dopo quell'episodio di insonnia a risettarmi presto, perché poi il giorno dopo ho dormito fino a tardi per riprendermi, mamma mia, quando questo prodotto, quando lo riuso, dico sempre ecco perché mi piace tanto, è proprio figo. Cioè, mi sento la pelle proprio, non lo so, proprio la sensazione della pelle è figa. Poi, ovviamente, quello che fa nel lungo termine è esfoliare la pelle leggermente, perché appunto ha l'acido glicolico, però già il feedback che vi dà immediatamente è fighissimo. Ragazzi, io, ovviamente, quando vi nomino dei prodotti, sapete che poi dopo li lascio scritti in info box, perché a volte mi dicono non ho capito cosa dici, il mio inglese non è che sia bellissimo, quindi magari proprio Glow Tonic, comunque li lascio giù, perché poi vi lascio anche il link, quindi li trovate sempre giù, non ve lo dico nemmeno, è così. Perché sto facendo skincare stamattina qua con voi? Uno, perché spesso lo faccio, ma due, perché ragazzi non ce la posso fare, voglio iniziare a usare Elemis. Voglio inaugurarli, voglio provarli, perché voglio recensire qualcosa di nuovo questo mese, quindi sì, continuerò magari a tenere lì
le cose che voglio terminare, ma ce ne sono tante che sono un po' anche agli sgoccioli, tra cui per esempio il contorno occhi che ho recensito ieri nel video dei prodotti finiti, però vedete adesso è uscito bene, proprio ho fatto il pump ed è uscito, però sta cominciando a sputacchiare, quindi secondo me fra un po' sarà da sostituire, quindi devo anche capire che contorno occhi voglio utilizzare. Adesso mi concentro nel finire questo e poi ne scegliamo un altro. Invece quello notturno, ragazze, lo devo proprio andare a scegliere subito, perché finito del tutto quello Exelage, vedete, cioè c'è questo tanto, cosa mi farà stasera, ma forse nemmeno. Quindi ne devo scegliere uno nuovo, è questo qua, se siete curiosi di sapere come mi sono trovata, sì, devo fare la manicure, giuro che oggi la facciamo, c'è il video sui prodotti terminati, quindi trovate anche quello, anche questo è nei terminati, perché ripeto, sta andando, però adesso vado a vedere cosa scegliere come contorno occhi notturno, poi ve lo dico. E invece devo mettere la Essence continua a usare quella di YesStyle, la Clive, lei, che la voglio terminare, sono a meno della metà, quindi comunque, però ce l'ho in questo cosino perché mi viene benissimo dosarla, la spruzzo sul palmo della mano e mi viene bene, quindi la trasferisco lì di solito. E Siero sto utilizzando le fialette e quindi assolutamente vedrete le fialettine, batteria. Ok, eccoci, sapete, dicevo che sto facendo il progetto fialette, ce ne ho qua sotto come sapete, e ho iniziato queste di Balea, queste qua. E ieri ne ho applicato una, le sto mettendo la sera, e queste qua sono le uniche che è una dose, vanno veramente bene solo per un'applicazione, le altre le ho quasi tutte divise. Vediamo se era per la sera, non lo dice, boh, io le sto usando la sera, mentre adesso di giorno devo finire l'ultimo mezza dose di quelle di Lepo che appunto ho recensito ieri, vedete questa è mezza dose e ragazze, cioè basta assolutamente, cioè mi fa tutto il viso bene, quindi boh, secondo me le fiale in genere io le smezzo, per cui queste qua mi sono piaciute tanto, cioè proprio appena la metto, a parte che il viso se la beve, cioè, quindi sento proprio che penetra bene nel viso, ma poi mi sento subito bella distesa, hanno un bel effetto insomma, ma anche visivamente dopo la pelle è proprio super figa. Oggi volevo, prima di truccarmi, fare la laminazione alle sopracciglia, quindi più tardi, cioè adesso metto tutta la skincare, la faccio asciugare bene perché se no è troppo oleoso qua, vabbè che c'è lo sgrassatore, però oggi la volevo rifare perché da un sacco che non la faccio e vedo la differenza. E poi siero, quindi l'ho messo, crema. Allora, cosa voglio provare? I dischetti, questi qua, non li metto adesso perché ho messo il tonico, ma stasera li provo. Sono praticamente dei dischetti esfolianti, quindi figuratevi se non mi piacciono. Io felice. Questa invece non ho capito cos'è, Pro Collagen Eye Revive Mask, maschera anti rughe multiuso. Ah, maschera, ma quindi non è un contorno occhi, aspettate che devo capire, però se è tipo quella di Heisenberg, adesso la sera me la provo, devo capire, devo leggere e comprendere, aspettate, devo capire la cosa. Allora, è formulata con alghe della neve rossa ricche di antiossidanti, padina pavonica, trifoglio del Giappone, acido ialuronico per attenuare linee e occhiaie, maschera che riduce gli effetti visibili della tensione del contorno occhi lasciando la pelle più luminosa e meno affaticata. Indicazioni: applicare uno strato sottile su un contorno occhi, lasciarlo assorbire durante la notte, oppure applicare uno strato sotto e sopra il make up. Sotto o sopra?
strano, utilizzare almeno 3 volte a settimana. Ok, quindi ragazze, io diciamo che 3 volte a settimana farò questo. Quindi adesso sapete cosa faccio. Mi sa che finisco questa, però questa Edge Protect con... Sì, dai, finisco questa. Un giorno sì, un giorno no. Quindi 3 volte a settimana, un giorno sì, un giorno no. Ci sta. Finisco questa e nelle altre serie applico questa. Quando ho finito tutto, vado direttamente con un prodotto nuovo. Quindi così uso la Elemis. Però adesso è venuto il momento di applicare. Mamma, ma è gigante! Non la finirò mai. Crema giorno antirughe. È un cremone, non avevo mai visto un boccione così grosso da 100 ml, mi durerà l'eternità. Sono molto emozionata. Ragazzi, un sacco di voi mi hanno detto: Silvia, devi provarla, vedrai, la adorerai, mi sta per cadere. Ok, la adorerai, ti piacerà troppo. Da quando uso Elemis non posso passare ad altro, ma... Tante di voi mi hanno scritto sta cosa, ok? Sto pulendo il tappo. È una crema molto fluida, non è corposa, burrosa. Ok, profumo, cioè, paradiso, buonissimo. Ok. Buona. Sento già che... Mi piace la texture. No, vabbè, l'odore sa di fiori, a mio avviso. È un profumo fiorito molto piacevole, buono. Allora, il feedback è molto bello sulla pelle. Dà subito una sensazione di super liscio e di plumping. Questo è quello che sento immediatamente. Vabbè che è una crema al collagene, quindi tendenzialmente dovrebbe essere il suo mood questo, perché pro collagen. Mi fa pazzire la gigantosità, non so neanche dove metterla, devo trovarle un posto qua sulla makeup table. Poi ragazze, volevo provare lui, che è l'olietto, non so dove io abbia messo, forse l'ho portato in bagno. Comunque è l'olio Superfood Facial Oil, qualche goccina gliela metto, però penso che lo metterò la sera questo, perché mi sembra più adatto la sera. Però adesso, siccome lo voglio provare, voglio sentire almeno l'odore. Ciao, queste sono le cose che piacciono a me, la skincare proprio che io adoro. Mamma mia, che profumo. È aromaterapia questa, cioè già solo sentire l'odore è piacevole. Ah, io ho la pelle tendenzialmente secca, super bisognosa di coccola nutriente. Però sono da questa parte in luce e da questa in ombra, quindi ho il viso strano. Così, cioè, diverso, perché praticamente ho le luci da questa e da questa no. Ecco, così mi vedete normale, cioè, trovo strano, perché praticamente da una parte le luci e dall'altra no. Ragazze, mamma mia, il profumo di questo qua... Ok, comunque adesso è 12:30, io ho risposto a tutti i commenti, a tutte le mail, ho postato i miei contenuti su Facebook, e Instagram, idem, devo postare delle cose perché voglio essere attiva su tutti i profili, inutile che io vi dica: ah, venite a trovarmi su Instagram, su Facebook, se poi uno non è attivo. Quindi io cerco sempre di essere attiva, in modo che se avete del tempo da passare sui social e mi venite a trovare, insomma, trovate qualcosa. Ieri per esempio ho fatto i 5 prodotti top da acquistare secondo me da Sephora in questo Black Friday, quindi vi ho fatto queste storie. Ovviamente adesso voi, se ci andate, saranno scadute.
Però così, insomma, perché qualche contenuto di beauty, eccetera, lo faccio anche appunto su Instagram. Quindi ho fatto tutte le mie cose, adesso voglio andare a cucinare. Credo che per pranzo mi farò le castagne. Molte di voi mi hanno chiesto come le fai. Semplicemente le incido a croce e le faccio come calda arroste perché ho la padella coi buchi. E poi me le pappo. E come secondo volevo fare delle polpettine. Non so esattamente come. E mi sa che farò dell'iceberg saltato in padella. E basta. Adesso quindi vado a cucinare e poi magari vi faccio vedere il risultato. Ci vediamo dopo. Pranzo pronto, mi ero completamente dimenticata che avevo fatto il purè di fave. Quindi purè di fave con Catalogna ripassata in padella con la cipolla. E per pranzo ci ho aggiunto, oggi perché queste cose erano pronte da ieri, ci ho aggiunto le polpettine di macinato pane, ci ho messo finocchietto, aglio, pepe, sale e poi ho fatto una specie di finto soffrittino con un pezzettino di dado, il rosmarino, l'aglio e poi le ho sfumate al vino bianco. Quindi buon appetito! Allora, eccomi qua ragazze, sto facendo la laminazione con il kit che prendo da Amazon. Mi piace tantissimo, ma ultimamente è stata un po' pigra. Adesso sto tenendo in posa, devo tenere altri 5 minuti. Praticamente ogni fase va tenuta per 10 minuti. Praticamente c'è la fase di pulizia, praticamente levi tutte le cose oleose, le creme che puoi avere. Perm, quindi la permanente, la fase 3 è il fissante e poi la fase 4 è la nutrizione. Ok, vedete la differenza? Qua gli ho dato praticamente la forma e adesso vado anche qua. Va fatta una per volta perché la colla è tipo presa rapida, quindi avevo fatto un video, però adesso sono diventata più brava. A parte che mi dimentico gli step se non li rileggo perché ho la memoria di un criceto. Ok, e adesso vado a coprire per 10 minuti così. Ok, mi ero dimenticata. Sono troppo tonta perché mi dimentico le cose. Ok, il prossimo passaggio è il perm. Va bene, quindi questo è il primo che devo fare dopo averle pulite. Poi il perm, poi la fissazione. Va bene, ok, non sarei io se no. Ci vediamo a protocollo finito. Spero di non di avere ancora delle ciglia, soprattutto delle sopracciglia. Sì, ne approfitto mentre aspetto, fatemi vedere l'ora, ok? Per dirvi che praticamente non ho voglia di fare niente. Mi sono fatta un tè, cioè una tisana, limone e zenzero. Ma vi dico la verità, io ero a letto. Sono andata dopo pranzo, ho lavorato tutta la mattina, mi sono svegliata alle 7. Ho lavorato fino all'1, ho pranzato. Verso le 2 sono andata a letto. E sono le 5, sono rimasta 3 ore a letto a non fare. E non mi succede praticamente mai, ma questa settimana sono un po' in down, ragazze, ve lo devo dire. Non ho nemmeno fatto i piatti, che non mi succede mai. A voi capita di non avere voglia di fare nulla, proprio che lasciate i piatti là così? Non so, mi sa che adesso quando finirò questa roba andrò in Esselunga a far la spesa perché domani c'è il Sider in cucina che voi essendo domenica avete già visto. Quindi adesso vado a far la spesa perché non solo vabbè, devo prendere la pasta sfoglia ma anche altre cose. E poi me ne vado in palestra e poi basta, torno a casa e mi rimetto a letto, ragazze. Sono molto modalità che non ho voglia di far nulla, ma qua ho un ciuffo di capelli, sì, ho un ciuffo di capelli fuori, me lo vedo, mi dà fastidio. Poi torno a casa, mi lavo i capelli dopo la palestra. Basta, domani è sabato e a parte montare il sedere in cucina, credo che non farò altro perché ho bisogno di riposarmi, sono proprio un po'
È una questione mentale, attenzione, non fisica. Sono un po' giù questa settimana. Non so per quale motivo, a volte proprio. Sono delle settimane in cui mi sento più scarica, più giù, più triste. Penso magari a cose più brutte. Anzi, fatemi fare una cosa piacevole, che mi voglio mettere la collanina che mi ha mandato Marla, e dopo mi cambio anche gli orecchini. Ecco, così faccio almeno, vedete, una cosa che mi mette di buon umore. Mi indosso il regalino. Voilà. Ditemi se non è un amore. È troppo un amore. Super bella, mi piace moltissimo. È proprio troppo, troppo, troppo il mio genere. Molto, molto, molto bella. Veramente carinissima. Bella, mi piace. Penso che la sovrapporrò con altre collanine che ho, sempre così in acciaio, magari quella che ha il trifoglio. Mi piace questa idea di. Io le sovrappongo sempre, quindi. Bene, dai ragazze, ci vediamo più tardi che vi faccio vedere il risultato della laminazione, che ci voleva veramente. Spero che rimanga così in posa. Mi sa che la tengo anche un po' di più questa volta, perché 10 minuti la prima volta loro per precauzione mi hanno detto 4, ma 4 è troppo poco, quindi mi sa che la terrò di più. Mi avete chiesto quanto mi dura? Mi dura tantissimo, ragazze, l'ho già fatto 6 volte almeno e ce n'è ancora un sacco. Si trova da Amazon, quindi io l'ho preso da Amazon e lo ricomprerò senz'altro. Perché mi trovo bene, me le tiene proprio più in piega. Cioè, noto che quando faccio la laminazione loro sono già verso su. Questo fa la laminazione praticamente, le tiene in piega, tipo una messa in piega. E tenendomele su verso l'alto così risultano più folte. Quindi se volete farlo anche voi costa pochissimo, mi pare costasse 12 euro. Io ve lo lascio, poi fate voi, non brucia, puzzacchia un pochino, puzza, sapete quella puzza un po' come quando fate la tinta, insomma, no? Che c'è un po' una puzza così. Però sì, non, cioè, non, altro no, guardate qua che bello come me le ha sparate tutte verso l'alto. Ci vediamo dopo, dai, così vi faccio vedere il risultato. Non so se vi faccio uno svuota la spesa separato oppure all'interno di questo vlog. E scusatemi se sono un po' così spenta. Ditemi qualcosa che mi faccia tornare un po' in up, che sono un po' in down. Non è neanche arrivato il mio pacco. Pensavo arrivasse oggi, ero troppo contenta di vedere il mio pacco, invece no, non è arrivato, quello del Black Friday, intendo. Vabbè, in cucina c'è il caos perché ho ricevuto invece altri pacchi e non ho fatto i piatti, cioè, tipo che dovrei fare oggi il tour del buco locale, così il video esploderebbe di commenti di persone. Ah, brutta disordinata! Ah, scusate che peraltro ho scelto il contorno occhi da utilizzare. Questo la sera, Caudalie, eccolo qua. Da alternare appunto alla maschera, questa di Elemis, che va fatta tipo un giorno sì, un giorno no, così dice. Quindi proverò. Devo avere tipo il contorno occhi di quando avevo 18 anni. Invece per il giorno voglio provare il prodottino di Planet Revolution, il contorno occhi di Planet Revolution, che è una linea di Revolution Makeup, Revolution Skincare in pratica in questo caso, che è quella un po' più attenta appunto a inci verdi, eccetera, che è la stessa linea di quel blush che mi fa impazzire. Mi avevano mandato anche il contorno occhi e io adesso lo voglio usare per farvi un po' anche sapere magari qualche prodottino low cost come lavora. Di giorno ho più una necessità di un contorno occhi più morbido, più fluido, meno pastoso, ma che mi idrati bene pre make-up, quindi lo tengo qua e ovviamente vi farò sapere. Vediamo invece questo di Caudalie com'è. Ok, ha una boccettina super bella. Caudalie ha sempre. Non mi riprende, non mi inquadra se. Cioè, la fotocamera si rifiuta di inquadrare gli oggetti se ci sono i miei occhi nel campo, perché li riconosce come volto e lo mette a fuoco.
questa, la boccettina. Ah, ecco, dai, mentre mi faccio le sopracciglia mi levo anche sto smalto che è poco dignitoso. Peraltro voglio rifare il semipermanente perché ho ricevuto degli smalti per fare il semipermanente. Sapete che io ogni tanto mi scoccio e ogni tanto mi viene voglia di farmelo. Me l'ero fatto un po' di volte prima dell'estate. Poi è arrivata l'estate, ho smesso e non sono ancora tornata nel mood. Però adesso ho ricevuto degli smalti che sono praticamente degli smalti che vendono anche da Sephora. Voglio provarli di nuovo, quindi vi farò sicuramente il video. Ho accettato di collaborare col brand, quindi farò il video dove li provo e ve li faccio vedere. Quindi adesso comunque levo tutto perché così non si può andare in giro, è scandaloso, scandaloso. Ok, ecco il risultato. Le vedete? Aspettate che... Ok, così si dovrebbero vedere bene, vedete? Questo è il risultato, ma... devo coprirle perché adesso ho messo praticamente il nutrimento alla cheratina, che è l'ultimo passaggio che faccio, e poi le copro e le lascio un quarto d'ora più o meno. Diciamo che in tutto per farle, è per quello che non le faccio spesso, cioè che molte volte, una volta al mese mi viene la pigrizia di farle, ci vuole un'oretta. Perché io le lascio almeno 10 minuti e sono 5 fasi e le lascio un po' più di 10 minuti l'una, soprattutto l'ultima. Quindi più o meno ci vuole un'oretta, però cioè, vengono proprio fighe. Quindi se le volete provare fatemi sapere poi come vengono a voi. Io vi lascio il nome così lo trovate anche voi su Amazon. Io nel frattempo... mi sono anche fatta le unghie, perché mentre facevo le sopracciglia, applicando, dovevo applicarlo col pennello, ho fatto attenzione per non rovinare appunto la manicure, mi sono fatta anche le unghie con uno smalto molto bello, la Mini Size di OPI, solo che non riesco a capire il numero, perché sotto c'è solo... scritto questo, non riesco a capire, però il colore è veramente bello, vedete, è violettino con questi micro glitterini, non so se si vedono, cioè è proprio bello, secondo me è proprio elegante, mi piace tantissimo, poi come colore diciamo così autunnale è molto bello. Ma in tutto questo si sono fatte le 6:10. Tra finire tutto, io non riuscirò ad arrivare in palestra prima delle 7, quindi non ci vado in Esselunga, ci vado domattina. Mi sveglio, vado a fare la spesa, torno, svuota la spesa e Saidori in cucina. Poi monto subito il video per avere il pomeriggio libero, quindi faccio così. Quindi adesso mi do una preparata. Non truccherò le sopracciglia perché le lascio almeno una giornata senza toccarle, le truccherò domani. Ma mi metterò un pochino di mascara, magari un po' di correttore, faccio un po' cagare di faccia, vero? Non posso andare in palestra così. Sono un po' di lato perché dovrei girare, ok, la fotocamera, la pigrizia. Va bene, sto riprendendo ragazze a guardare una serie che avevo interrotto, che è The Fall. Non so perché mi ero dimenticata... io mi sono data un babotta, mi ero dimenticata di questa serie e adesso la sto riprendendo. Niente, sono già in scimmia, non vedo l'ora di tornare stasera per vedermela, con Gillian Anderson, quella che faceva X-File praticamente. Non so se dice Gillian o Gillian, non ho idea di come si pronunci il suo nome. Comunque adesso vado ad allenarmi. Mamma mia, questo primo piano bruttissimo, non che così sia molto più bello. Vado ad allenarmi, mi do una restaurata, mi vado ad allenare e noi ci vediamo dopo, quando magari sono anche restaurata. Oggi così un vlog, ragazze, spero solo che vi sia di compagnia, lo giuro. Ho appena trovato per terra una cosa che mi ero comprata da Tiger e pensavo di avere perso, invece era finita lì dietro, insomma dietro una cosa che avevo qua in camera, un mobiletto che ho qua in camera, boh, era finita là dietro. Mi ero comprata questo, cioè tipo per la fiera delle cose inutili, però ho intenzione di usarlo come proprio portafogli, perché io tengo proprio le carte di credito così sciolte, i soldi, non c'ho voglia di avere mega portafogli, ed è troppo carino, bello, stupendo, così ve lo volevo far vedere.
Questa è l'unica cosa interessante della giornata, a parte la laminazione delle sopracciglia, che quella la volevo fare da tanto, e anche la manicure, dai, e la collanina, dai, ne ho cose carine per cui essere contenta. Bene, adesso aspetto che questa si cosi, cosa, mi trucco un attimo e poi mi prendo il pre-workout perché sono tipo scarica e vado in palestra. Voilà, cioè potere del make up, ragazze, non ho nemmeno fondotinta, ho il mascara, matita nera di Nabla all'interno della rima, la matita di MAC che sto praticamente ormai fra un po' non riuscirò più a temperarla, sotto sfumata con un marrone preso da una palettina di Wet n Wild che ho rispolverato, è praticamente questa palettina che è ultra scrivente, ragazzi, io non me la ricordavo così, cioè ho detto vabbè non sarà super scrivente, è mega scrivente. Ho utilizzato questo colore qua, ve lo dico, questa palettina si chiama Color Icon Nude Awakening, oddio, per me è veramente difficile pronunciarlo, è questa qua. Poi ho la Cour Parfait, il blush di Planet Revolution, è una matita di Nabla, la numero 5, basta, niente altro. Ovviamente è tutto fissato con la cipria, ho usato quella di Nabla che sta tirando le cuoia. Ogni tanto la tiro fuori, ma in realtà sto usando sempre quella di Charlotte Tilbury, solo che voglio proprio buttarla via questa, vedete, a questo giro. Allora, giusto per fare il contorno occhi con un pennello così piccolo, giro qua intorno e vado a metterlo, cioè, ma che effetto pazzesco ha, cioè veramente veramente. Niente, il trucco fa miracoli, il trucco fa miracoli. Due colpetti di pennello e il rossetto sui denti. Due colpetti di pennello e siamo nuove. Bene, adesso in tutto questo io devo assolutamente andare ad allenarmi perché sennò salto e non va bene. Sono le 6:30, quindi io per le 8 dovrei essere a casa. Quindi andiamo, mi faccio una bella coda alta e così dopo mi lavo i capelli. Sopracciglia non ho fatto nulla, proprio niente di niente, le ho giusto, mamma mia come rimangono fisse, cioè, pazzesche proprio. Qua rimane un po' più vuota questa, ma tanto domani le andrò a truccare. Per il momento sono proprio incollate. Mamma, io le vorrei sempre così. Qua c'è un pelo di pennello. Vado. Voi direte, ti sei truccata per andare in palestra? Sì. Mi sono truccata per andare in palestra, mi vedevo cesso ed ero giù di morale. Vado a prendere il mio drink, energy drink, e andiamo in palestra. Ok, eccomi qua. Shaker è questo qua. È quello al maracuja. Lo sto completamente finendo. Credo di averne un altro, se no lo devo ordinare, vedete? Due misurini ce ne sono, credo. Questo è uno e credo che ce ne sarà giusto un altro. Uno o due misurini. Quindi due workout sono a posto. In pratica mi dà un sacco di... cioè proprio quando sono giù, che proprio non ho voglia di fare nulla, allora lì proprio mi dà un aiuto top. Mamma mia ragazzi, ho il caos, tutte le robe fuori posto, qua devo lavare tutto perché ho la macchina del caffè sporca, i piatti da fare, questa sera devo lavare i miei capelli e lavare la cucina, cioè per forza, due cose assolutamente da fare, assolutamente, assolutamente. Completino fitness carino, così mi vedo carina, mi viene un po' più voglia di muovermi, perché non è che non ho voglia di allenarmi, non ho proprio voglia di uscire, avrei voglia di andare a letto, avrei voglia di andare a dormire, sono un po' giù, un po' giù di morale, non lo so. Infatti ho sentito i ragazzi del trekking, ho scritto un messaggio, non ho neanche visto se mi hanno risposto, ho scritto ma non ho visto se mi hanno risposto, dicendo ragazzi se fate qualcosa domani sera giuro che esco. Vedrei che domani, che io mi sono messa in testa che voglio uscire, loro non faranno niente. Sono un sacco di weekend, tipo un mese e mezzo che non li vedo,
da quando avevamo fatto il barbecue, vi ricordate? Ecco, da allora non li vedo. E leggo sempre che la chat è super attiva e fanno delle cose e io niente, sono piantata in casa, non riesco a uscire da sto loop cioè sempre la stessa situazione in testa, verso il basso sto andando, devo uscire. Andiamo a vestirci. Voilà, pronta, coda super alta, siamo pronti per andare a cuccare in palestra. Mai cuccato nessuno. Comunque, guardate che carino. Ho messo, ce la faccio a farvelo vedere. Ho messo la tuta quella dell'altro giorno che vi ho fatto vedere, ma con questa maglia che non sapevo mai come abbinarla, perché c'è freschino. Cioè, figa, no? Cioè, secondo me è bella. Mi piace l'ensemble. La collanina la lascio sotto perché mi porta bene, me lo sento. E basta, vado ad allenarmi e noi ci vediamo dopo. Ah! Voglio mettere direttamente dentro il post workout, sia mai che una volta riesco a prenderlo subito dopo l'allenamento, cioè appena finisco prenderlo. Vediamo se ci riesci, Silvia. Potresti riuscirci, ti rendi conto? Potresti riuscire in questa impresa, vediamo. Ok, eccolo qua, ce l'ho all'arancio, che è il mio gusto preferito. Però lo metto dentro un altro perché questo sarà tutto appiccicato. Sì, lo metto dentro un altro e me lo porto dietro. Voilà. Così appena finisco il workout riesco a prendermelo. Bene, sapete cosa vi dico? Che non mi sono resa conto se ho chiacchierato troppo, poco, però io la chiudo qua così domani, che è sabato, inizio il vlog, vi faccio il vlog del weekend. Magari ve lo pubblico tipo lunedì o martedì. Vi faccio quello del weekend. Vediamo come andrà questo weekend. Avrò un weekend meno sfigato del solito, che me ne rimango praticamente sempre a casa ad annoiarmi? Riuscirò a fare qualcosa? A parte, come promesso, farvi ed editare, cioè girarvi ed editarvi il sidor in cucina. Per il resto riuscirò a fare qualcosa di interessante, a uscire, magari con un bel figo. Si sa, non credo, non credo. Portatevi fortuna, magari adesso vado in palestra e praticamente conosco qualcuno e poi ho delle cose da raccontarvi. Non credo. Dovrei iniziare a fare i video come fa Erichioba, diario di una single incallita. Cioè, Erika, ma cioè, tu ma vuoi fare concorrenza a me per caso? Cioè, quella fa i diari della single incallita a 30 anni. Erika, qua 50 e siamo single, quindi non so se mi spiego, fatti da parte, lasciami il primato, appunto. Portatemi fortuna, ragazze, per un weekend meno palloso del solito, perché me ne sto andando un po' in down. Quindi io vi saluto se il video vi è piaciuto, anche se questo video non aveva molta, cioè, chiacchiere, chiacchiere, lo intitolerò chiacchiere, perché non ha altro questo video che non chiacchiere, veramente. Non che gli altri siano questa gioia, cioè il trenino di Capodanno, no, però magari faccio qualcosa un po' di più interessante. Oggi mi sentivo proprio giù io, forse quindi mi sembrava di avervi trasmesso il down, quindi ci voleva un po' questo restyling, un po' così andare a fare la figa in palestra. Quindi se il video vi è piaciuto lasciatemi il vostro sostegno. Ce la facciamo ad arrivare a 30.000 per Natale? Me lo fate sto regalo per Capodanno? Voglio finire a dicembre, cioè voglio iniziare il 2022 con il canale a 30.000. Siamo a 29.600. Fate iscrivere il marito, il figlio, il cane, il gatto. Fatemi felice, fatemi un regalo. Datemi un motivo per tirarmi sul morale, che altri non ne ho, ragazzi. Su, dai, cioè almeno quello va bene. Quindi, se non sei ancora iscritta, fatti sto account, iscriviti al canale, attiva la campanella, vienimi a trovare sugli altri social, lascia il like al video, fai sto regalo a sta povera derelitta che è un po' giù di morale. Scherzo, se vi va, iscrivetevi, ovviamente, se non vi va, pazienza, però venite a vedere i video. Ci vediamo domani, ragazze. Ci vediamo domani con un nuovo video, nuova settimana, nuovo video. Questo è il pomeriggio di domenica. Spassatevela e sperate che io stia passando una domenica altrettanto carina come la vostra. Bacio.